La lezione di oggi è dedicata alle interpretazioni del fascismo. Il fascismo è un fenomeno politico che ha già delle interpretazioni nel momento in cui questo fenomeno si manifesta, cioè già durante l'avvento del fascismo, l'instaurarsi del fascismo, il consolidarsi del regime fascista, vi sono delle interpretazioni di quanto sta accadendo. Ci sono già delle interpretazioni di quel fenomeno storico. Dunque, il fascismo ha già delle interpretazioni coeve, delle interpretazioni che sono dunque contemporanee al fascismo stesso. Poi, ovviamente, ve ne sono molte a posteriori. Io oggi ve ne presenterò alcune, in maniera chiaramente sintetica, alla fine di un percorso in un quinto anno di liceo linguistico. Vedremo le interpretazioni classiche, coeve appunto al fascismo, che sono affermati negli anni 20, 30, 40. Croce, Gobetti, sono proprio le prime interpretazioni. Poi l'interpretazione marxista, di stampo dunque marxista, Gramsci, Togliatti, e poi tanti altri intellettuali fascisti, marxisti, comunisti. Dunque metteremo un po' insieme l'interpretazione classica marxiana, poi vedremo l'interpretazione di un psicologo, psicoanalista di scuola freudiana che è Wilhelm Reich, che poi sarà disconosciuto dalle associazioni freudiane stesse, già da Freud prima di morire, perché ha delle tesi radicali sulla sessualità. Il pansessismo di Freud diventerà un pansessismo universale, sarà il teorico, poi lo vediamo, proprio dell'orgasmo proprio universale cosmico, Wilhelm Reich, e l'interpretazione del fascismo tiene conto di questa dimensione sessuale. Poi vedremo, ho dimenticato, faremo un accenno ad Hannah Arendt, la filosofa tedesca di origini ebraiche, per poi chiudere con due italiani, Renzo De Felice, la cui interpretazione è proprio importante perché apre una nuova scuola interpretativa, e poi quella di Umberto Eco. Va bene? Partiamo dalla prima interpretazione, quella di Benedetto Croce. Benedetto Croce l'abbiamo già incontrato, è un intellettuale, un filosofo italiano, è un filosofo, un intellettuale liberale, liberal moderato, ed è anche il teorico del manifesto degli intellettuali antifascisti, cioè Benedetto Croce contribuisce proprio sin dagli inizi all'opposizione al fascismo, cioè Benedetto Croce è uno di coloro che stende, il primo firmatario, il firmatario nobile di questo manifesto degli intellettuali antifascisti. Vi è poi un manifesto invece degli intellettuali fascisti fatto da Giovanni Gentile, che è il ministro dell'istruzione, colui che ha inventato di fatto, no, la maturità, l'esame di Stato, il liceo classico così come è strutturato, e di fatto il liceo classico di oggi, a parte gli indirizzi, no, che ci sono un po' diversificati anche nei nostri licei classici torinesi, ma il liceo classico, quello tradizionale, ha l'impostazione gentiliana. E Giovanni Gentile scriverà invece il manifesto degli intellettuali fascisti. L'abbiamo già detto, lo ridiciamo in questa lezione, quindi avete tutto il materiale poi a portata di mano. Sia Gentile sia Benedetto Croce sono due intellettuali idealisti, due filosofi idealisti, cioè due filosofi di stampo hegeliano. Sono i due idealisti italiani, dunque i due filosofi che di fatto portano, no, il pensiero di Hegel rivisto, rielaborato all'interno della cultura filosofica italiana e poi anche dentro la cultura europea del Novecento. In cosa consiste la interpretazione di Benedetto Croce? Secondo Benedetto Croce, il fascismo è una parentesi, è una parentesi nella storia d'Italia, è una parentesi all'interno di una storia d'Italia che sta progredendo, ecco l'idealismo di Hegel, sta progredendo per quanto concerne la libertà politica, le istituzioni liberali si stanno affermando.
Ma questa affermazione, questo progresso delle istituzioni liberali italiane ha subito una battuta d'arresto, il fascismo. Il fascismo dunque è una parentesi all'interno di un'evoluzione. Finirà questa parentesi. E Benito Croce vive anche dopo il fascismo, ok? Negli anni 40, 50. E dunque questa sua teoria, no, sarà ancora rafforzata, poi il fascismo finirà. E dunque è una malattia morale, è come se l'Italia si fosse ammalata, e questa malattia, travaglio del negativo, una febbre alta, porterà poi degli anticorpi, porterà, lui spera magari alla monarchia italiana, ad essere una monarchia più liberale, o che porterà l'Italia poi a irrobustirsi da un punto di vista poi di istituzioni liberali, liberal-democratiche. Dunque viene eletto il fascismo come travaglio del negativo, una malattia morale all'interno di una storia italiana che dal Risorgimento in avanti, sempre in modo faticoso, perché la storia non è lineare, si sta affermando una malattia che si è inserita dentro un progresso storico di miglioramento dell'Italia, e quel punto andrà visto all'interno del tutto, quella parentesi andrà letta all'interno appunto del tutto. Bisogna dunque non soffermarsi su quel fenomeno come un fenomeno della totalità, è un passaggio della totalità. Ed è appunto una malattia morale, sì, dettata da malcostume, dettata da appunto immoralità, perché il fascismo ha dentro di sé, questo dice Benedetto Croce, molti elementi di immoralità, molti elementi di corruzione, di mediocrità. Benedetto Croce dunque non esalta il fascismo, ovviamente, come fenomeno moralizzante, i costumi italici ritornano allo splendore rispetto alla decadenza dell'età giolittiana, rispetto alla decadenza del liberalismo, il fascismo è una risposta di vigore, di moralità, anzi, è il contrario. La storia italiana è una storia complessa, fatica. L'Italia a diventare un paese moderno e liberale, ma il fascismo non è la via positiva al liberalismo, perché è antiliberale. Il fascismo non è la via, ovviamente, per la modernità liberale. Il fascismo è l'antitesi che permetterà dunque ad un'Italia più moderna di sorgere e di crescere. La sua posizione liberale, moderata, farà sì che comunque Benedetto Croce, che verrà censurato, limitato, non verrà malmenato, incarcerato, processato, confinato o ucciso. Vediamo la seconda interpretazione invece di un intellettuale importantissimo, no? Della nostra splendida Torino, parliamo di Piero Gobetti, un intellettuale liberal-socialista, c'è cioè un liberalismo progressista. Ci sono degli elementi di giustizia sociale, degli elementi di democrazia avanzata nel pensiero liberale. Forse liberal socialista è troppo forte come espressione, però ci sono degli elementi di forte progressismo, cioè è un liberalismo che guarda agli elementi più progressisti di giustizia sociale, di progressismo sociale, che sono tipicamente contenuti nel pensiero socialista. È un riformista. Piero Gobetti. Piero Gobetti è un intellettuale invece che è osteggiato, la rivoluzione liberale è un po' il suo testo di riferimento, è osteggiato, è duramente picchiato, malmenato e scapperà poi a Parigi, ma le conseguenze di questi durissimi pestaggi, le lesioni interne lo porteranno poi a morire, no? Muore nel 26, mi sembra, 25-26 a Parigi, in Francia. Piero
Piero Gobetti ne dà del fascismo un'interpretazione molto, molto avvincente, anche convincente, un'interpretazione che è stata egemone in molti ambienti culturali per lungo tempo. Parla di fascismo come punto di arrivo, non parentesi, dei tanti mali italiani, delle tante malattie italiche, delle tante magagne, deficienze, mancanze, delle tante immoralità. Dunque il fascismo come punto di arrivo di una lunga storia italiana fatta di controrivoluzioni, dalla controriforma alla restaurazione. Dunque l'Italia come luogo non di rivoluzioni, di trasformazione, di riforme, di progressismo, di modernità, ma come luogo dalla controriforma cattolica alla restaurazione, come luogo di appunto controriforme, come luogo appunto di antimodernità. Il fascismo è l'insieme di malaffare. Il fascismo è stata corruzione, già all'inizio, dice Gobetti, di violenza, di appunto immoralità, di pressioni politiche, di giochi di palazzo, di mancanza di trasparenza. E l'Italia non è mai stata terra, dice, di grandi trasformazioni, ma è sempre stata la terra che ha cercato un compromesso tra francesi e spagnoli nelle guerre italiche, che di fronte alle trasformazioni sia in ambito economico-capitalistico, che in ambito sociale della riforma, che in ambito dei mercati, che in ambito dei diritti dell'illuminismo, è sempre stata molto restia ai cambiamenti. Ci sono state città o momenti di cambiamento, ma in minoranza. Dunque tutti, diciamo, la parte più corrotta, immorale, tutta la parte più antimoderna dell'Italia, tutte le malattie storiche dell'Italia hanno trovato nel fascismo, cioè il capopopolo, l'uomo che guida, l'uomo che fa accordi sottobanco, ha trovato in Benito Mussolini una figura che di fatto ben rappresenta la propria storia, l'uomo della provvidenza, cioè quell'italiano che è stato poco propenso a essere artefice del proprio destino, che si è affidato più, no, a papi, vescovi, re, imperatori. Dunque un popolo immaturo, un popolo poco riformista, poco aperto alla modernità, al cambiamento, che si è affidato all'uomo della provvidenza, colui che si è proposto come il grande salvatore, no, della comunità, dello Stato. Dunque una malattia, in questo caso proprio, potremmo dire, italiana, il punto di arrivo, dopo secoli, potremmo dire, di febbre, di segnali, no? Che andavano in quella direzione, il fascismo ha raccolto tutto questo. E passiamo all'interpretazione marxista. L'interpretazione marxista, che è già presentata, tra l'altro, in maniera abbastanza ufficiale, nel 1926, nel congresso del Partito Comunista Italiano che si svolge a Lione, perché io vi ricordo con leggi fascistissime, i partiti vengono messi fuori legge. E dunque i partiti dove vanno, o meglio, i gruppi dirigenti, non il singolo elettore che rimane qua, o il singolo magari militante, ma i gruppi dirigenti, l'élite dei socialisti, dei comunisti, dei liberali, anche del Partito Cattolico. Molti dove vanno? Molti vanno all'estero. E quali sono le due terre che accolgono gli esuli, che accolgono gli antifascisti di prima generazione? La Francia e la Svizzera. Qualcuno anche in Spagna, ma poi la Spagna chiaramente cadrà nel franchismo, anche se molti italiani antifascisti saranno a combattere per la Repubblica contro Francisco Franco. Dunque la Svizzera e la Francia sono le terre di accoglienza degli antifascisti della prima ora, perché poi dal 1943 in avanti, quando il primo fascismo cade,
e nasce la Repubblica Sociale, tanti ragazzi e ragazze diventano antifascisti. Quando il Duce ha perso un po' di potere, si ingrandiscono le file degli antifascisti e nasce una resistenza popolare in Italia. Poi la vedremo. I partigiani non saranno mai più di 200-250 mila quelli in armi, che è già un esercito importante di volontari, di partigiani, però parliamo di 250 mila, non di milioni, è chiaro. Però gli inizi, gli antifascisti li contate quando il fascismo diventa forte, muscolare, cresce, reprime, sono magari nelle case alcune migliaia, ma proprio che lo esplicano molto pochi, allora questi scappano. All'estero, a Lione, il Partito Comunista tiene un congresso, e in questo congresso c'è anche l'interpretazione del fascismo. Dicevo, Gramsci, Togliatti, poi andando avanti altri intellettuali, Terracini, daranno questa interpretazione. Con delle sfumature, io ve la riassumo. Che cos'è il fascismo? Il fascismo è la reazione, della borghesia e la reazione della medio-grande borghesia, che porta con sé anche la piccola borghesia impaurita, e la reazione dunque della borghesia capitalistica di fronte alla crescita, all'avanzata del movimento operaio, del movimento comunista internazionale. Di fronte alla rivoluzione bolscevica, di fronte al biennio rosso, di fronte all'avanzata delle istanze rivoluzionarie, progressiste, di cambiamento del movimento operaio, di fronte all'autocoscienza del lavoratore, delle fabbriche, delle campagne, il fascismo ha rappresentato l'argine per la borghesia. E questa dunque è l'interpretazione, il fascismo come reazione della borghesia contro il proletariato. Dunque una mobilitazione piccolo borghese, va bene, contro il proletariato organizzato. Questa mobilitazione piccolo borghese è stata anche orchestrata chiaramente dalla grande borghesia. La grande borghesia ha scelto il fascismo e ha portato con sé la piccola media borghesia per tutelare i propri interessi, facendosi anche protettrice dei interessi della classe media contro la spinta rivoluzionaria del proletariato internazionale, il quale proletariato internazionale però si stava organizzando a livello nazionale nei tanti partiti comunisti, socialisti e nelle organizzazioni sindacali rivoluzionarie. Questa è l'interpretazione classica del marxismo. Va bene? Andiamo alle altre interpretazioni e vediamo l'interpretazione psicoanalitica appunto di Wilhelm Reich. Freud già ha scritto qualcosa Freud interessante sulla Prima Guerra Mondiale, sulle masse che scelgono di andare alla morte. Parlando di quel connubio di perversione, di eccitamento, stiamo parlando Freud, abbiamo già parlato, sono categorie che abbiamo già in parte visto, perversione per Freud è fuori da un giudizio morale, la perversione ha a che fare poi con una dimensione di pulsioni erotiche che cercano di essere soddisfatte. Queste pulsioni erotiche, e dunque Eros, vengono anche rivolte a volte verso la dinamica di morte, la morte come elemento anche, il rischio della morte, l'esperienza della morte, la fascinazione della morte, vengono viste come anche pulsioni erotiche, cioè le pulsioni erotiche possono essere direzionate verso una sfera appunto di morte. Thanatos, e dunque Eros e Thanatos. Questa interpretazione Freud la ripropone per quanto riguarda in parte anche il nazismo, l'avvento del nazismo, cioè l'esaltazione della Freud stesso, poi arrivo a Reich. Freud stesso ha parlato, no, di adesione al nazismo come adesione a principi di morte, come se ci fosse. Come se la morte fosse, no, a un certo punto per dei popoli, per dei soggetti sociali, per
per una psiche collettiva, questa morte fosse un polo attrattivo, la morte eccitante, la morte che dà un senso alla vita. Beh, guardate, ragazzi, che ci sono psicanalisti che ancora oggi, anche analisti politici, che ricordano come ci siano per dei soggetti sociali, per degli individui, per delle comunità, delle attrazioni nei confronti della morte. Se ne è parlato per i kamikaze, okay? Per coloro che scelgono la morte. La morte in questo caso diventa un polo attrattivo di vendetta, risurrezione, di realizzazione di una missione religiosa. Poi molti sociologi dicono: beh, attenzione, però ci sono fior fior di denaro che viene dato a colui che si fa saltare, o meglio ai suoi familiari. Dunque c'è l'elemento realizzo me stesso, la mia identità, la mia religiosità, la mia essenza morendo, ma nel frattempo ci sono i soldi che vengono dati alla famiglia. Dunque tenete conto anche di questa cosa. Però ci può essere anche una pulsione verso la morte come realizzazione di un progetto. C'è chi si eccita ad andare in guerra, non chiaramente quando prendete, non so se lo fate, no? Le vostre pistole, andate a, non so se c'è una brandizzo lì dove ci sono, a sparare con delle pistole laser o i paintball, no? Che può già essere eccitante perché, oddio, perché non voglio essere eliminato, no? È un qualcosa di diverso. Le pallottole sono vere e lì è una metto in gioco la mia vita, e alcune persone trovano eccitante spingere quella vita così vicino alla morte. Può valere per coloro che fanno gli sport estremi, dove la statistica ti dice che la possibilità di morte in quello sport è più alta di altre. Potrebbe essere non solo sottovalutarla, potrebbe anche essere metterla in preventivo e trovare quell'elemento come un elemento di motivazione. Detto che è un argomento complesso quello che sto trattando, sono anche ignorante, mi fermo qui, vado alle cose che so meglio. Qual è l'interpretazione di Heidegger? È questa: il nazismo, il fascismo, li mette insieme, Willem Reich, sono un'esaltazione appunto di Eros e Thanatos, che va in quale direzione? Va nella direzione proprio del patriarca, dello stato padre padrone, che vuole inibire ogni passione, pulsione sessuale. Il fascismo e il nazismo sono il trionfo del padre padrone, sono lo stato patriarcale, sono lo stato autoritario che vuole eliminare ogni forma di libido, di pulsione sessuale liberatoria, e indirizza, ve lo spiego, ve lo faccio, e indirizza queste pulsioni libidiche sessuali verso la morte. Il fascismo e il nazismo, per Willem Reich, sono l'imposizione di uno stato padre padrone, sono l'imposizione di uno stato patriarcale che reprime la sessualità, la voglia di sesso, e il teorico dell'orgasmo universale, dunque di una liberazione sessuale estrema, Willem Reich. Ok? Bene, la vediamo poi magari ancora. Dunque il teorico della emancipazione sessuale come forma di liberazione, autonomia, emancipazione autentica. La repressione sessuale ci porta dove? Ci porta ad essere immersi in patologie, frustrazioni. La repressione sessuale crea disagio, crea malcontento. La repressione sessuale è una forma di alienazione. Reich recupera Marx. Io mi alieno perché io sono polo pulsionale, perché io sono passione, perché io sono desiderio, ma io lo devo alienare perché debbo stare al mio posto dentro la società,
capitalistica, produttiva, ma anche dentro la società industriale, dentro la società dei consumi, dentro la società della fabbrica, dentro la famiglia borghese, tutto deve essere represso perché altrimenti salta la famiglia borghese, salta la mia essere a scuola, salta il mio essere un buon parrocchiano, salta la morale borghese, salta la struttura sociale se noi liberiamo le pulsioni sessuali. E cosa fa il fascismo? Il fascismo diventa addirittura quello stato padre padrone che nel reprimere le tue pulsioni sessuali, i desideri per gli uomini e le donne di liberazione sessuale, le convoglia, ok, verso la guerra e la morte. Le tue passioni sessuali, discutibili in privato, bellissimo, cioè, mettetela lì, è bellissima questa interpretazione. Le passioni sessuali, le liberazioni sessuali represse vengono, ti farebbero diventare una pentola a pressione che esplode, le prendi e odi. Odi l'ebreo, odi il comunista, l'anarchico, il cattolico, il protestante, il disabile, odi l'americano, l'inglese, il liberale, odia. La repressione a cui io ti sto sopponendo, sì, ti sto sottoponendo è esplosiva, io te la porto sul campo di battaglia, io te la porto nell'odio razziale, nella xenofobia, nel fucile che abbracci, nella bomba a mano che lanci, nel mitragliatore che utilizzi. Cioè io traslo la libido sessuale che è il voler vivere la sessualità più libera. Le donne, gli uomini, è chiaro? La traslo, ok, nel campo di battaglia, vuol dire che io l'alieno, l'annullo e poi la trasformo in odio, morte, guerra. E dunque ecco che l'eros represso è diventato Thanatos espresso. L'amore represso diventa morte e odio espressa. Molto interessante, la tenete lì. E andiamo alle ultime due. Ah no. Annare, sarò breve anche perché alcuni di voi beh, hanno detto magari del Novecento facciamo Annare e ci ritorno sul pensiero di Annare. Annare, che è l'autrice della banalità del male, dunque la filosofa tedesca di origini ebraiche che ha assistito al processo ad Eichmann, il responsabile delle deportazioni con altri gerarchi nazisti, ma lui era l'addetto poi a organizzare la il trasporto degli ebrei appunto nei campi di sterminio. Avete visto la conferenza anche al Cinema Massimo. E dunque l'intellettuale tedesca che ha assistito a questo processo, ma è anche l'intellettuale che ha scritto un'opera monumentale dal titolo Le origini del totalitarismo. Ebbene, Hannah Arendt come interpreta il fascismo? Lo interpreta all'interno dei totalitarismi. Il fascismo è un totalitarismo. Poi io vi ho detto la scorsa lezione, imperfetto, perché è un totalitarismo che deve fare i conti con la Chiesa, che rimane comunque fortemente autonoma rispetto al governo fascista, Mussolini e gli altri gerarchi, e deve fare i conti con il re Vittorio Emanuele III e con il cerchio magico della monarchia, che comunque è autonoma. E il fascismo è sempre stato al potere con il consenso della monarchia. Dunque un totalitarismo perché? Perché c'è la violenza politica, perché c'è la propaganda, perché c'è il controllo della società civile, perché vengono meno il pluralismo politico-partitico, perché viene meno il pluralismo appunto dell'informazione, perché ci sono i campi di confino, perché ci sono i tribunali politici, perché ci sono tutti elementi di controllo sociale politico tipici di un totalitarismo. C'è, attenzione, l'inquadramento delle masse. E ve ne ho parlato, la gioventù fascista, abbiamo visto il sabato fascista, il cinema fascista, le marce, le parate, tutto questo è per dare un'identità e dunque inquadrare le masse. I totalitarismi inquadrano le masse in maniera coercitiva. La società di massa capitalista in cui noi viviamo, l'inquadramento delle masse non avviene con una coercizione diretta, ma al massimo avviene con una coercizione indiretta. Cioè l'input a consumare, per chi di voi legge il libro di Bauman, Consumo ergo sum, sembra che noi senza consumare non siamo, però non è che ti puntano la pistola alla tempia per consumare. Dunque la società di massa del consumo è una società in cui le persone aderiscono
con tanti input esterno a una vita fatta di consumismo, è chiaro, e dunque noi masse oggi siamo inquadrate nel consumo. Qua non è un essere inquadrato nel regime fascista solo con degli input, ok, molto molto profondi gli input del consumo, ma è un inquadramento coercitivo, normativo, legislativo, militare, poliziesco. Quello è come ti vesti, queste canzoni, questa marcia, sino ad andare alla guerra. Bene? Ce la faccio. Ecco noi gli ultimi due italiani. Il primo è Renzo De Felice, è un intellettuale importantissimo nella storia d'Italia. Renzo De Felice è stato considerato un revisionista e io qui faccio subito una precisazione che è importante e voglio che sappiate e capiate. Cosa vuol dire essere revisionista? Vuol dire revisionare delle interpretazioni storiche, degli avvenimenti storici rispetto a come sino dall'epoca sono stati letti e interpretati. E lui è un revisionista, perché revisiona dell'interpretazione del fascismo, revisiona soprattutto quella marxista, poi quella di Gobetti e quella di Croce, cioè non si muove all'interno di quelle tre interpretazioni, che non vuol dire prendo tutto e getto a mare tutte le interpretazioni precedenti, ma ne elabora un'altra, anche più articolata, più complessa. Lo storico deve fare il revisionista. Questo revisionismo, questa storia revisionistica, essendo stata soprattutto diretta all'interpretazione marxista, è piaciuta molto a un mondo che voleva in parte riabilitare il fascismo. Ciò ha fatto sì che alcuni abbiano interpretato De Felice, che è criticabilissimo, come criticabile Croce, i marxisti, Gobetti, eccetera, eccetera, sia stato accusato di essere, no, un revisionista negazionista. No, sono due parole diverse. Revisionista vuol dire revisionare. Poi può essere una revisione fondata, non fondata, di parte, tutte le interpretazioni sono di parte. Negazionista vuol dire io nego. Non so, nego che in Italia ci siano stati i campi di confine dove venivano messi appunto i prigionieri politici. Nego, negazionismo tedesco, è un reato, è un crimine. La Germania ha un reato di negazionismo, vuol dire che tu sei processabile, ammenda pecuniaria, sospeso, puoi finire in carcere se vai avanti. Vuol dire che tu non puoi negare la Shoah, non puoi negare i campi di sterminio. Allora, un negazionista è quello che dice, non so, ad esempio, nei campi di sterminio non sono state uccise milioni di persone, ma poche decine, poche centinaia. No, erano dei campi di rieducazione, no. Negazionismo vuol dire quello. Oppure i negazionisti, ma ce ne sono tanti nel mondo, Ci sono storici giapponesi che negano i massacri fatti dalla Cina in Manciuria, ci sono storici turchi che negano quanto fatto la Turchia fatto contro i curdi, storici israeliani che negano quello che viene fatto contro i palestinesi, ci sono storici palestinesi che leggono in altro modo la storia di Israele, cioè i negazionisti sono quelli che prendono dei blocchi di storia, degli eventi, li tagliano, li cambiano, sino a negarne delle parti costitutive. Non è, io l'ho fatto questa precisazione per voi, devo anche dirlo per coloro che poi ascoltano la lezione, perché magari qualcuno Renzo De Felice lo conosce, lo ha conosciuto così. Voi, essendo vergini su Renzo De Felice, poteva questa precisazione essere non necessaria, ma Renzo De Felice ha avuto questa accusa, anche no, ha voluto riabilitare il fascismo, dunque no. Ma cosa ha fatto Renzo De Felice? Renzo De Felice ha preso il fascismo e ha cominciato a dividerlo. Non parliamo di fascismo come un blocco unitario, malattia morale. Croce, punto di arrivo di tutte le malattie, di tutte le immoralità, le decadenze italiche. Gobetti, muro, reazione della borghesia contro l'avanzata del pericolo rosso, la rivoluzione bolscevica, il comunismo internazionale. No, il fascismo è stato qualcosa di più complesso e lo divide in fasi. Un parte io l'ho già presentato così. La fase movimentista, la fase legalitaria e la fase del regime a viso aperto. E ha evidenziato come la violenza del fascismo fu fortissima, sempre, certo, ma fu una violenza diversa, perché c'è la violenza del
biennio nero, la violenza del fascismo che è socialista, nazionalista, che è movimentista, che è ultrademocratico, che è però squadrista. Poi c'è la fase delle grandi responsabilità liberali, anche di quei liberali con cui Benedetto Croce ha sempre flirtato, dialogato, perché senza quei liberali Benito Mussolini non diventa, non diventa primo ministro. E vi ricordo che addirittura un leader importante dell'Italia come Giolitti è andato a votare la fiducia, però poi dopo Giolitti muore pochi anni dopo, non ha visto altre cose. Però quella è un'altra fase del fascismo. E poi c'è la fase del fascismo del consenso. Perché il fascismo, ragazze e ragazzi, non stiamo a girarci attorno. È questo che fa scandalo dell'interpretazione di Renzo De Felice. Ha avuto consenso. L'Italia antifascista forte, ragazzi, è dopo il 43. E dall'estate del 43, e dall'8 settembre del 43, e poi del 45, 46, 47, e poi c'è l'egemonia dell'antifascismo in Italia negli anni 60, 70, l'antifascismo militare, tante cose, ma in quegli anni là, gli antifascisti, io dicevo prima, ma li conti sulle dita di una mano nelle città, vuoi perché hai paura delle botte, ma vuoi perché il fascismo ha costruito poi un regime fatto di violenza, ma di distribuzione anche di beni, che non vuol dire che l'Italia fosse ricca, mito, mai stato, non vuol dire le bonifiche di Italia, mito, mai stato, non raccontato, il fascismo ha fatto le pensioni, ha continuato a estendere le pensioni, ma la riforma delle pensioni è già venuta con Giolitti, va bene, ha istituito la tredicesima, sì, il tredicesimo stipendio, ad esempio, per gli impiegati pubblici, perché era importante che avesse il consenso degli impiegati pubblici il fascismo. Allora uno stipendio in più, oltre i 12, dato ad esempio al pubblico impiego, perché il fascismo, che è statalismo, senza il consenso dei funzionari pubblici sarebbe crollato. Il fascismo fa gli accordi con la Chiesa e questo crea consenso. Preti, ci sono tanti preti antifascisti, ma la maggior parte dei preti sarà fascista, comunque gli dà il consenso. Benito Mussolini, uomo della provvidenza, uomo della provvidenza. Quanti uomini della provvidenza? Mi viene in mente, sto sorridendo perché mi viene in mente che quel criminale di guerra, che presumo lo è perché sta commettendo dei reati di guerra rispetto al diritto internazionale, che è Putin, beh, Berlusconi l'aveva chiamato uomo della provvidenza per stabilire dei buoni accordi tra Occidente e Oriente qualche anno fa, oltre le feste in villa in Sardegna. Bush aveva detto che con Putin si poteva costruire, no, un buon equilibrio internazionale dopo che Putin aveva compiuto 6 massacri. Cioè fa anche specie che coloro che a un certo punto lo avevano considerato così ora debbano frettolosamente ritornare sui suoi piedi, perché gli uomini della provvidenza a un certo momento appaiono. E beh, a quell'epoca il Papa lo definisce uomo della provvidenza contro il comunismo, ma contro anche quel laicismo capitalista, contro anche un po' il dio denaro, che poi il fascismo forse moralizzatore contro il denaro, non è vero, però un po' la terza via, fascismo per la Chiesa, una terza via tra capitalismo, libero mercato, denaro, profitto, imprese, male, un po' il male per la Chiesa, e il malissimo, la cosa peggiore, materialismo, ateismo, comunismo. E dunque il fascismo viene così visto. Dunque evidenzia gli elementi di consenso, elementi di consenso importanti. Dunque bisogna scorporare il fascismo. Poi scorporandolo, degli elementi di Gobetti li trovate, gli elementi dell'interpretazione marxiana sono sempre evidenti, perché il blocco forte dato al fascismo è ovviamente la piccola media borghesia. Non è un caso che la nostra città, nella primavera del 43, ci sarà il primo grande sciopero contro il fascismo dopo 20 anni di assenza di movimento operaio, e sarà la nostra città, da quale parte della città parte?
di parole non dai commercianti, dai piccoli borghesi, dai bottegai, dai piccoli imprenditori, ma dagli operai, dal proletariato delle fabbriche torinesi partono le manifestazioni contro il fascismo, perché il proletariato più politicizzato, comunista o socialista, è in prima linea nella lotta contro il fascismo. E sono quegli scioperi di massa torinesi che fanno imbestialire il fascismo, perché siamo in guerra e le fabbriche che producono metalmeccaniche, armi, treni, mitragliatori, bombe, c'è uno sciopero. Va su tutte le furie il fascismo, ma lì tra l'altro il re sta capendo che la guerra è persa e arriveremo all'estate, vediamo il prossimo blocco di spiegazioni, alla rottura tra il re Vito Mussolini e quello che sarà poi l'8 settembre. È chiaro? Chiudo con un'interpretazione molto suggestiva. È un piccolo pamphlet che su un giorno avete voglia, prendete di poche pagine, potete leggere, di Umberto Eco, i più grandi intellettuali del Novecento italiano, voi lo conoscete chiaramente per il nome della rosa in primis, ma anche perché è colui che ha inventato letteralmente un corso di laurea a Bologna, che di fatto è estetica, cioè il DAMS, DAMS di Bologna, ha dato nobiltà alle scienze artistiche, letterarie, teatrali, cinematografiche, sono diventate materie studiate, università, lauree, con l'opera di Umberto Eco. Fascismo eterno. Bella questa interpretazione, ce la mette insieme, avete un panorama ampio. Il nazismo è un unicum. Il nazismo è quella roba lì, dice Umberto Eco. Il nazismo è quella cosa lì. Ha un'entità molto forte il nazismo. Non puoi dare del nazismo a Franco. Perché il nazismo ha degli elementi pagani, ad esempio. Il franchismo non è nazismo. Ok? È un esempio che faccio. Non puoi dare del nazismo agli ultranazionalisti balcanici, i Balcani, il nazionalismo balcanico, può essere serbo, croato o il nazismo russo. Non puoi dare del nazismo a forme di dittature dell'America Latina, Pinochet, Videla, cose che dovreste fare, forse possono essere. Ma, seguitemi bene, a questi regimi che vi ho citato, potete dare del fascismo. Perché il fascismo, con alcuni aggettivi, un fascismo cattolico, un fascismo nazionalista, potrei dire un fascismo islamista, un fascismo nazionalista, il fascismo con il culto del capo, il fascismo come propaganda, il fascismo come recupero di un'identità primordiale, il fascismo come uomo forte, il fascismo ha degli elementi ricorrenti a più regimi. Per quello possiamo arrivare al fascismo eterno, urfascismo, un fascismo che può attraversare la storia. Ci sono molti requisiti che possono portare al fascismo. E lui ci dice, ovviamente, c'è misticismo, mitologia, la Roma antica. Misticismo, mitologia, anticapitalismo, spiritualismo, il culto del capo, l'elemento della famiglia, le tradizioni, le radici, la terra, il sangue. Quante cose contiene il fascismo che potete ritrovare in altre dinamiche storiche e politiche? Dunque, dire fascismo eterno non vuol dire che un altro regime è identico al fascismo di Vito Mussolini, ma ci sono molti elementi del fascismo riscontrabili in tanti regimi. Vuol dire che il fascismo è sempre, dice Umberto Eco, un rischio, è sempre vicino, perché il fascismo non è un'identità così monolitica, ristretta, determinata, come lo è per esempio il nazismo o lo stalinismo. Ma il fascismo è un insieme: spiritualismo, religione, antichità, mitologia. Pensate, il fascismo prende Roma,
la romanità, ma poi prende il cattolicesimo, ma poi prende le tradizioni italiane, ma poi prende la famiglia, ma poi prende la chiesa, ma poi prende il culto del capo, poi prende dei simbolismi e poi prende appunto le tradizioni, le feste, prende il conservatorismo, ok? Prende a un certo punto il razzismo, non nasce razzista. Qui dicono, sono fascista ma non sono razzista. Inizialmente il fascismo non è razzista, ma lo diventa, perché gli scienziati per la razza sono già presenti in Italia nei primi anni 30, prima delle leggi di Norimberga di Hitler e dei nazisti. Dunque diventa razzista, dimenticavo un'altra caratteristica, diventa xenofobo. Allora non è che tutte le xenofobie sono fascismo. Ma se metti insieme queste caratteristiche ti puoi accorgere, dice Umberto Eco, come il fascismo possa essere presente in più periodi storici, in diverse latitudini, longitudini, e dunque sia molto più persuasivo e possa entrare nelle società. Proprio perché ha questa anche capacità, potremmo dire, come l'acqua, no? Di entrare nel terreno. Un terreno è molto più fertile ad accogliere degli elementi del fascismo di quanto non sia ad accogliere degli elementi di nazismo.